Benzinai obbligati a esporre il prezzo medio del carburante, una cosa inutile che colpevolizza i gestori per i sindacati. Secondo Assoutenti, per fermare le speculazioni, il governo deve agire sulla filiera. 8.300 studenti in meno in 5 anni nella città metropolitana di Genova. I dati Istat confermano i problemi generati dal calo demografico. Entro 5 anni in Liguria 25.000 persone in meno fra i 3 e i 18 anni. È partito il primo bus navetta gratuito che collega Sesto Levante con Riva Trigoso. Finanziato dal comune, il servizio punta a limitare il traffico privato in centro. Un'area ludica inclusiva per Piazzale Kennedy, la proposta lanciata in consiglio comunale a Genova. Ampio dibattito sull'acquisizione di una porzione dei forti finalizzata alla valorizzazione della struttura. Terminato lo svuotamento del lago di Giacopiane, necessario per permettere a Tirreno Power di riparare lo scarico. Ultimi rilasci e il trasporto dei pesci, circa il 97% degli esemplari è sopravvissuto. Chiava di città di commercio, di artigianato, ma anche di cultura, già nel Medioevo. La soprintendenza ha raccolto tutte le testimonianze materiali che emergono dal cantiere di Piazza Verdi. I numeri del turismo sono molto positivi in Liguria, ma le imprese hanno il problema dell'inflazione, costi di gestione troppo alti e aumento dei prezzi per i consumatori. Prevenzione, formazione, controlli, modifica le norme sugli appalti. CGIL invoca una generale riforma del settore della sicurezza sul lavoro. Dall'inizio dell'anno in Liguria si sono registrate 12 morti. Il presidente della Liguria Toti ha incontrato la nuova amministrazione di Camogli. Si è parlato di progetti urgenti come la messa in sicurezza del cimitero e di altri a lungo termine legati alla promozione turistica. Nasce l'equipe multidisciplinare per sostenere famiglie minori in difficoltà. Ce ne sarà una a Sesti, una a Chiavari e una a Rapallo. 11 nuovi medici, ASL 4 bandirà 3 concorsi. Personale necessario per un'azienda che amplia gli spazi. Si attende l'ultimo via libera da Roma per l'avvio dei lavori all'ospedale di Lavagna. Nuovo intervento di protezione della costa Lavagna. Sarà consolidata la diga soffolta nel tratto dallo Chevù ai Bagni Piero per limitare l'impatto delle mareggiate. Fine dei lavori previsto prima della prossima estate. Ben ritrovate e ben ritrovati al TG Guardando la Settimana, al notiziario di Telepace in cui ripercorriamo alcune delle cose di cui abbiamo parlato negli ultimi 7 giorni. In apertura parliamo della novità che ha riguardato i gestori di benzinai da questa settimana, ossia l'obbligo di esporre un prezzo medio insieme ai prezzi già presenti del fai da te e del servito. Per i distributori che si trovano diciamo in città o comunque nelle zone non in autostrada, il prezzo medio è quello regionale, mentre invece per chi è sulle tratte autostradali dovrà esporre il prezzo medio nazionale. Sentiamo come è stata accolta questa novità. Nuovi cartelli esposti ai distributori di benzina. Con l'inizio di agosto sarà obbligatorio per gli esercenti mettere in mostra anche i prezzi medi del carburante, a quelli già presenti del servito e del fai da te. Lo aveva deciso il governo a gennaio per limitare le speculazioni, facendo arrabbiare molto chi lavora ai distributori. Alcuni avevano anche scioperato, dicendo di sentirsi colpevolizzati e additati come responsabili dell'aumento dei prezzi, nonostante non siano loro a deciderli. Sono i marchi a imporre i prezzi, non i gestori. Immaginati te entrare su un punto vendita, vedere la stazione di servizio piena di prezzi, tu dimmi se è chiarezza, se è trasparenza, limpidità. Secondo me crea solo dei problemi, ma noi non abbiamo la preoccupazione di esporre un prezzo medio, lo esponiamo, non è per noi un problema, ripeto, non lo facciamo noi il prezzo, per noi il nostro problema è solamente il lavoro che ci dà da compiere, perché noi sistematicamente, oltre a tutte le altre cose che abbiamo da fare, dobbiamo anche fare questo adesso. I dati saranno trasmessi ogni giorno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e i distributori devono esporli entro 2 ore dall'apertura. Quelli sulle autostrade dovranno esporre il prezzo medio nazionale, mentre gli altri il prezzo medio regionale. Secondo Assoutenti, tutto ciò che offre un'informazione in più agli utenti è sempre positivo e propone di fare anche un'app nazionale che permetta di vedere tutti i prezzi dei distributori in un determinato luogo. L'associazione denuncia comunque aumenti di prezzi ingiustificati e chiede al governo di fare qualcosa. La benzina è aumentata, così come il gasolio, rispetto a 2 mesi fa in una maniera abnorme rispetto all'andamento del costo del greggio. Quindi l'altra cosa che abbiamo chiesto al governo è questo sì, un intervento puntuale sulla filiera che porta dal greggio ai carburanti alla pompa, perché è ovvio che
Una parte di responsabilità possono averla i distributori, perché quando si parla di cifre a 20 centesimi, 15 centesimi di differenza, è del tutto evidente che qualche problema nella rete ce l'abbiamo, ma il problema grosso sta prima della pompa. Il tema del calo demografico adesso in Liguria, in 5 anni nella città metropolitana di Genova ci sono stati 8.300 studenti in meno. Sentiamo. Basta guardare questo grafico. I nati nel 2023 sono molti di più dei nati nel 2021. Un primo colpo d'occhio per capire che nel territorio di città metropolitana ci sono sempre meno studenti e studentesse e che la loro preparazione e il loro ingresso nel mercato del lavoro non basteranno a coprire la domanda di imprese e pubblica amministrazione. I dettagli sono contenuti nel rapporto per l'aggiornamento dell'offerta formativa di città metropolitana. Fra il 1 gennaio 2017 e il 1 gennaio 2022 la popolazione scolastica del territorio di Genova è calata del 6,7%, 8.300 unità. L'indicazione europea nell'ambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta ad adeguare la rete scolastica in base all'andamento demografico. Nel lungo periodo andrà superato il modello attuale, una riforma che tiene conto delle previsioni da qui a 10 anni. Le proiezioni rilevano un calo costante della popolazione fra i 3 e i 18 anni. Secondo i dati Istat, in Liguria nel 2023 ci sono 181.968 giovani in questa fascia d'età. Fra 10 anni saranno 157.247, 24.721 studenti e studentesse in meno. Questo ha evidentemente ricadute sulle scuole. Analizzando i dati, tutti gli istituti comprensivi della città metropolitana di Genova hanno perso iscritti nelle prime classi della scuola primaria di primo grado e così per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Ci sono anche casi in controtendenza, ma per lo più la previsione è confermata: il calo della popolazione scolastica è costante. C'è però un altro dato che emerge dal rapporto ed è conseguenziale al primo. Secondo i dati Union Camere, nel quinquennio 2023-2027 a livello nazionale, le imprese e la pubblica amministrazione avranno bisogno di circa 3,8 milioni di lavoratori, per il 72% per sostituire gli occupati in uscita e per la parte restante per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ci saranno abbastanza nuovi lavoratori in ingresso? No. Mancheranno 12.000 laureati all'anno nell'indirizzo medico-sanitario, 8.000 in quello economico e 6.000 nelle discipline scientifiche. I giovani in possesso di una formazione tecnico-professionale che si affacceranno sul mercato del lavoro fra il 2023 e il 2027 saranno solo il 60% rispetto alla domanda. Il comune di Sesto Levante ha deciso di finanziare un servizio di bus navetta gratuito che collegherà il centro di Sesto Levante a Riva Trigoso. Un servizio che punta a limitare il traffico in centro. Sentiamo. Meno auto private nel centro di Sestri Levante. Con questo obiettivo AMT e Comune di Sestri inaugurano il servizio circolare gratuito che per 2 mesi collegherà il centro con Riva Trigoso, con tappe intermedie a Sant'Anna, via Fasce, Parco Mandela, via Nazionale, Pila, Lapide e Lavagnina. È un potenziamento dei servizi per Sestri Levante che consente alle persone agevolmente di poter muoversi nelle destinazioni interne al comune. Anche per il periodo balneare pensiamo che possa avere un buon successo. Quindi questa è un'iniziativa sulla quale ci è stata chiesta questa collaborazione da parte del Comune di Sesto Levante, che ringrazio per averci dato questo incarico, questa fiducia e di aver interamente finanziato questo servizio. Le partenze da Piazza Matteotti saranno alle 8.40 con cadenza oraria, con una pausa fra le 11.40 e le 14.40 e fra le 18.40 e le 20.40. L'arrivo è previsto a Riva Trigoso 25 minuti dopo. La prima partenza da Riva è quindi alle 9.05 e anche qui ci sarà la cadenza oraria, con la stessa pausa fra le 12 e le 15 e fra le 19 e le 21. L'obiettivo del servizio è quello di offrire a tutti i cittadini di Sestri e anche ai nostri ospiti turisti un servizio navetta gratuito interno alla città che tocca tutti i principali punti di interesse di Sestri, i principali parcheggi, arriverà a Riva, farà Sant'Anna, il Parco Mandela, quindi potrà essere utilizzato dai turisti per spostarsi anche per brevi tragitti, diciamo, in centro a Sestri, potrà servire a chi arriva a parcheggiare in un parcheggio di cinta, per esempio in via Baden Powell
all'altezza del Mandela per arrivare a Sant'Anna al Mare, oppure per la persona, la famiglia che vuole andare a fare la spesa il sabato mattina al mercato di Sestri, salendo per esempio in via Tino Pagia alla Lavagnina, potrà arrivare in centro a Sestri, fare le sue commissioni, riprendere il mezzo all'orario di rientro e tornare a casa. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Genova, l'ultima nel senso la più recente, ma anche l'ultima prima dello stop estivo, si è parlato di un'area ludica inclusiva, una nuova area ludica inclusiva per Piazzale Kennedy e di un progetto di rivalutazione dei forti. Il punto nel servizio. Più di 5 ore di discussione per l'ultima seduta prima della pausa estiva del Consiglio Comunale di Genova, che nella prima ora ha analizzato le interrogazioni con risposta immediata. Tra queste, una proposta dalla consigliera di maggioranza Arianna Viscogliosi relativa all'inserimento nel progetto di ristrutturazione di Piazzale Kennedy di un'area gioco inclusiva aperta anche a bambini con disabilità. Il gioco è fondamentale nella fase di crescita e permette a tutti i bambini di poter interagire tra di loro, di potersi confrontare, di imparare le regole, di crescere, abituarsi a una società inclusiva. Nell'attuale progetto di Piazzale Kennedy non è previsto l'inserimento di un'area ludica, pensato invece per Piazza Rossetti, fa sapere l'assessore Pietro Picciocchi, che tuttavia ha fatto propria la richiesta della consigliera Viscogliosi, assicurando l'impegno affinché tale proposta venga presa in considerazione nell'attuale fase progettuale. Più dibattuta la pratica relativa all'acquisizione da parte del comune dell'immobile denominato Terreni dell'ex cinta fortilizia di Genova, al fine di avviare interventi di valorizzazione del sistema fortilizio 600, oggetto di finanziamento, un'opera condivisa da larga parte del Consiglio che, proprio per la sua importanza, avrebbe, secondo la minoranza, meritato maggiori approfondimenti. Per queste ragioni abbiamo proposto una questione sospensiva che purtroppo la maggioranza ha bocciato perché è convinta nel fare la funivia dell'Agaccio, che noi ripetiamo con forza essere un'operazione assolutamente inutile e dannosa. È il compimento di una procedura che va avanti da molti anni, che è stata avviata ben prima di questa amministrazione, ben prima anche di quella precedente, è un disegno complessivo di rivalorizzazione della cinta muraria dei forti che si sta compiendo e sta andando avanti, quindi questo è un ulteriore passo in senso più strettamente immobiliare rispetto a quello che è una valorizzazione complessiva di un patrimonio che è unico al mondo. Alla fine la pratica è passata con i voti della maggioranza. Voti favorevoli 22, astenuti 14, presente non votante 1, la delibera è accolta. Questa settimana si sono concluse le operazioni di svuotamento del lago di Giacopiane a Bolzonasca, un'operazione necessaria perché Tirreno Power, l'azienda che gestisce l'impianto, deve effettuare dei lavori di riparazione allo scarico. Questa settimana c'è stata l'operazione di trasporto dei pesci dal lago fino a un lago inferiore che ovviamente rimarrà con l'acqua e cui i pesci potranno stare durante le operazioni di lavori al lago. Vediamo com'è andata. Assomiglia molto a un paesaggio lunare alla vista del lago di Giacopiane svuotato. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 13 di mercoledì con gli ultimi rilasci d'acqua dalla diga al lago Sapeglio e le delicate operazioni per salvare il numero più alto possibile di pesci. Attraverso lo scivolo che è stato approntato sono passate tante specie di pesci, soprattutto carpe, soprattutto persici reali, tante specie tipiche degli ambienti lacustri. E lo scivolo ha consentito, diciamo, di mantenere il benessere degli animali. La maggior parte degli animali è riuscita a passare indenne ad entrare spontaneamente nel lago di Pian Sapeglio. I volontari della FIMA stimano il salvataggio di circa il 97% degli esemplari. Ad avere più difficoltà sono stati quelli più grandi, che hanno faticato a passare dallo scarico. A Giacopiane erano presenti carpe anche di 25 kg. Oltre alle carpe e ai persici reali, presenti anche trote, cavedani e scardole. Era dal 1999 che il lago non veniva svuotato totalmente. Un'operazione necessaria perché Tirreno Power, la società che lo gestisce per la produzione di energia elettrica, deve fare un intervento per sistemare lo scarico di fondo, che ha una perdita e non sarebbe stato possibile intervenire con l'acqua presente. Dopo vari tentativi negli anni scorsi di eseguire l'intervento manutentivo con acqua, quindi con subacquei in condizioni molto estreme e con esiti non soddisfacenti, quest'anno abbiamo dovuto dare corso a questo svaso. Quindi nel corso di questa operazione verranno fatte anche altre attività come controlli proprio sulla struttura o indagini che anche per rimanere ottemperanti alla normativa vigente che negli anni si è venuta.
Sarà anche monitorato lo stato generale dell'invaso, salvo imprevisti, da ottobre si reinizierà a portare il lago a regime. Verso la fine dell'anno saranno riportati anche i pesci. Con le reti le prendiamo, con le tramaglio, diciamo, vengono su dei pescatori professionisti del mare, vengono su con le barche, andiamo nel lago di sotto, le prendiamo con le reti, le portiamo su. Chiaro che non le prenderemo tutte, ce ne rimarrà qualcheduno. Dalla prossima settimana si può tornare a visitare il lago, anche senza acqua però è vietato entrarci. Proseguono a Chiavari i lavori in Piazza Verdi e emergono testimonianze del passato. Questa settimana la soprintendenza ha raccolto tutte le testimonianze materiali che sono appunto riemerse dal cantiere. Vediamo. Un cantiere complesso che porta alla luce strutture murarie di fasi storiche differenti, le une appoggiate alle altre. Comprenderle è importante per interpretare il contesto storico in cui vennero poste. La storia di una città si legge anche attraverso le testimonianze materiali. Effettivamente dei muri sono di età medievale, di quelli che stiamo portando alla luce. Quindi abbiamo un'attestazione di età medievale di queste strutture. Con certezza fino a qui è emerso il pavimento in graniglia del poco noto Teatro Verdi, demolito nel 1964, e poi la chiesa di San Marco, riportata dalle fonti e da planimetrie del XVII e XVIII secolo, come una delle più antiche di Chiavari, anche se citata con nomi diversi nell'arco del tempo. Il materiale litico è sempre lo stesso, ma ha diverse provenienze, cioè ha degli strati grandi, ha dei livelli di strati naturali più piccoli, degli scogli spaccati, in base alla provenienza dei materiali e al tipo di lavorazione, noi lo colleghiamo a periodi storici diversi. La fase più antica sembra risalire al XIII secolo e sono strutture murarie che fanno pensare a un'attività di metallurgisti medievali. Tutto questo dice molto sulla storia di Chiavari e anche sulla sua definizione urbanistica all'inizio del XIII secolo. Siamo nel limite della cinta muraria del borgo, c'è un'espansione, c'è la costruzione di una chiesa dedicata a San Marco, questa chiesa poi a un certo punto perde importanza, si trasforma come accade, diventa un importante oratorio e poi a un certo punto viene ulteriormente trasformata e dopo l'età napoleonica diventa uno dei primi teatri pubblici di questo territorio. L'archeologia può restituire questa narrazione e questo intervento contribuirà con forza alla ricostruzione di una pagina interessante della storia di Chiavari. Noi adesso abbiamo raccolto una serie di materiali anche di grande interesse anche per quel che concerne la distribuzione dei materiali nel Medioevo, la circolazione dei materiali nel Medioevo. Abbiamo raccolto anche delle monete che ci permetteranno quindi anche una datazione precisa dei livelli archeologici e queste auspicabilmente potranno poi essere fruiti dal pubblico nell'ambito di un contesto museale di esposizione. L'inflazione di questo periodo sta creando problemi anche alle imprese liguri nonostante i numeri assolutamente positivi del turismo. Ne abbiamo parlato con il responsabile di Confesercenti Tiguglio. Per la maggior parte delle imprese liguri, l'estate è un periodo di grande lavoro e guadagni. Quest'anno non è da meno, grazie al numero molto alto di turisti nelle località costiere, ma l'inflazione sta creando alcuni problemi. L'offerta è molto alta, ma anche i costi di gestione per le aziende lo sono. Essendo aumentati in modo spropositato i costi di gestione, parlo non solo del costo del lavoro, ma in generale anche delle utenze, di tutto, cosa succede? Che le aziende si trovano davanti a un bivio pesantissimo. Uno, o rimanere così e chiudere perché non riescono ad andare avanti, o aumentare i prezzi adeguando il mercato a quelle che sono le richieste delle spese. L'aumento dei prezzi si ribalta però su chi deve fare gli acquisti, costringendoli a spese più alte e quindi per molte persone a rinunciare a queste spese. In Liguria i dati dell'inflazione sono più alti rispetto alla media nazionale. Per l'inflazione su base annua a giugno, più 8,2% nella regione rispetto al 6,4% della media italiana. Ogni famiglia soffre lo stesso discorso che soffre un'azienda, non solo, col rischio di essere anche licenziati e lasciati a casa. Per quanto riguarda le imprese, nell'ultimo periodo nel Tiguglio c'è un numero quasi pari tra chiusure e nuove aperture. Come ordine di grandezza parliamo di circa una cinquantina di realtà. Trend, diciamo,
Nel negativo e positivo, ecco, perché abbiamo avuto ben più chiusure negli anni passati. Seppur in un quadro molto florido e positivo, anche per il turismo, possono esserci piccoli miglioramenti. In Liguria, soprattutto quest'anno, alcuni auspicano si punti ad attirare persone più facoltose e predisposte a spendere di più. Non possiamo basare un settore turistico solo ed esclusivamente sulle case vacanza. Dobbiamo tararlo sul settore alberghiero, perché non solo dà un'asticella leggermente più alta, ma dà anche un vantaggio in più per tutto il discorso turistico e commerciale, perché chi va in albergo ha una disponibilità sicuramente maggiore di chi utilizza una casa vacanza. Questa settimana CGIL Liguria ha pubblicato un report con i dati delle morti sul lavoro nella nostra regione nei primi 6 mesi dell'anno. Sono 12, un numero molto superiore a quello dei 6 mesi dell'anno precedente. Abbiamo parlato col segretario regionale per capire, quali sono le cose che si possono fare per ridurre il numero di incidenti. Sentiamo. 12 morti sul lavoro nei primi 6 mesi del 2023 in Liguria. Nel nord-ovest sono 130, 450 a livello nazionale. I dati INAIL, elaborati da CGIL, parlano di una scarsissima cultura della prevenzione, ma anche, sottolinea il sindacato, di politiche inadeguate. Non serve scavare molto per scoprire che i controlli sono quasi inesistenti perché mancano gli ispettori, il che rende complesso assicurare il rispetto delle norme. Il problema è che c'è una condizione molto diffusa di infortuni sul lavoro. Quelle sono l'elemento principale che poi può rischiare di determinare le morti. Le cause sono le solite: il fatto che non ci sono spesso, non c'è prevenzione, non c'è formazione da parte né degli operatori né dalla parte aziendale, non ci sono gli investimenti, perché è chiaro che la questione degli infortuni è dovuta anche al fatto che non, diciamo, la salute e la sicurezza hanno un costo. Bisogna sapere che quel costo deve essere un costo fisso per le aziende, ma che è un costo che salva le vite, ai lavoratori. I settori più esposti sono edilizia ed industria. Questi sono i dati ufficiali, eh? Ma le denunce di infortuni sono soprattutto in questi settori, che sono quelli più registrati, quelli dove ci sono le grandi aziende, dove ci sono gli appalti pubblici. Nel comparto, dell'agricoltura, su 9.700 denunce, solo 192. È chiaro che c'è qualcosa di sproporzionato, no? Le situazioni più esposte sono quelle meno regolate, perché appunto, non essendoci controlli, il lavoro nero, il lavoro grigio, tutta questa parte qui rimane una parte non controllata. Il decreto legge che ha cancellato il limite del 30% nel subappalto però ricade proprio su questi settori a rischio. Non riesce a controllare più sulla condizione non solo della sicurezza, ma anche e soprattutto della condizione del lavoro. Tra le nostre proposte, oltre a quello ovviamente di incrementare i controlli, ovviamente di incrementare la formazione, che è un elemento necessario, ma c'è quella di bloccare il subappalto selvaggio. Cioè bisogna, attraverso le istituzioni e soprattutto nel pezzo degli appalti pubblici, cioè lì dove ci sono i soldi dei contribuenti, quando viene dato un appalto bisogna controllare che in quell'appalto le condizioni dei lavoratori, a maggior ragione perché sono appalti pubblici, siano condizioni di lavoro decorose. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, questa settimana, insieme all'assessore della Protezione Civile Giacomo Giampedrone, hanno incontrato la nuova amministrazione di Camogli, il sindaco Giovanni Anelli, che è in carica dal maggio scorso, e si è parlato di progetti, sia quelli a breve termine, quelli più urgenti, come ad esempio la messa in sicurezza della scogliera del cimitero, ma anche progetti più a lungo termine legati alla promozione della città. Sentiamo. Una visita di cortesia e poco più quella del presidente della regione Giovanni Toti a Camogli, dove dallo scorso maggio c'è un nuovo sindaco, Giovanni Anelli. Il primo incontro con la nuova amministrazione è stata anche l'occasione per parlare di progetti futuri, da quelli più urgenti di protezione e messa in sicurezza del territorio, all'incontro era presente anche l'assessore alla protezione civile Giampedrone, a idee più a lungo termine come quelle legate ai temi del turismo. Principalmente io punto molto sulla protezione della costa, direi messa in sicurezza del cimitero, dopodiché ci sono una serie di infrastrutture che dobbiamo assolutamente insieme affrontare e quindi direi che prossimamente, i prossimi mesi e i prossimi anni saranno
quelli giusti per riuscire a realizzare a Camogli quello che da tanto tempo i cittadini aspettano. Nulla di scritto e nulla di definito per ora. Una programmazione più ampia sarà in autunno, con la possibilità di destinare parte del fondo strategico regionale. Abbiamo anche affrontato gli obiettivi di medio e di lungo periodo, la riqualificazione e la valorizzazione di San Fruttuoso, il tema del Parco Nazionale che, come è noto, ieri abbiamo affrontato dal ministro Michetto Frattin per i suoi confini, che ribadiamo debbano essere quelli coerenti con l'attuale parco regionale, anche per sostenere davvero i comuni che se ne fanno carico come Camogli. Poi tutto il tema della comunicazione, della promozione, dell'offerta culturale. Camogli è una piccola ma importantissima perla del turismo ligure. Al termine dell'incontro in comune e dopo il punto stampa con i giornalisti presenti, c'è stata una breve visita al Teatro Sociale di Camogli, uno dei centri culturali del borgo, riaperto nel 2016 anche grazie a fondi regionali. In ASL 4 nascerà l'equipe multidisciplinare per sostenere le famiglie e i minori in difficoltà. Ce ne sarà una a Sestri, una a Chiavari e una a Rapallo. Il progetto è stato presentato durante la conferenza dei sindaci che si è svolta questa settimana nel comune di Chiavari. Sentiamo. L'Assemblea dei Sindaci di ASL 4 ha approvato la costituzione dell'equipe multidimensionale Famiglie e Minori, un insieme di professionisti e professioniste che si riuniranno periodicamente e affronteranno in maniera sistematica, attraverso lo sguardo diverso di ogni professionalità, i casi di fragilità più complessi che vengono segnalati ai servizi. È una metodologia di lavoro che di fatto era già in essere, ma che ora viene standardizzata e resa sistematica, riguarda tutti e tre i distretti sociosanitari del territorio di ASL 4. Ogni distretto avrà una propria equipe di riferimento, che significa un insieme di operatori sia del sociale, quindi afferenti ai comuni, gli assistenti sociali classiche dei comuni che si occupano dell'area minori famiglia, sia operatori dell'ASL, quindi psicologi, neuropsichiatri, terapisti occupazionali, psichiatri dell'area, che potranno insieme sin da subito affrontare i casi, le situazioni di fragilità, le maggiori situazioni di fragilità, che vanno da un livello magari semplice a un livello invece più complesso, laddove a volte è l'autorità giudiziaria che ci investe di un mandato di analisi e di indagine delle situazioni. E quindi vi vedrete periodicamente, e le fragilità verranno messe a tema di volta in volta per un intervento con più professionalità insieme. Più professionalità da subito insieme, quindi contestuale, che faranno una valutazione il più possibile partecipata e condivisa, quindi tante voci, tanti occhi. Non ci sarà più l'assistente sociale da sola nella sua stanza con una psicologa, ci sarà l'assistente sociale, la psicologa, la neuropsichiatra, a seconda delle situazioni. Ci sarà un nucleo fisso di operatori, ma un nucleo a composizione variabile. Potranno essere invitati gli educatori, le scuole, la maestra, l'insegnante, potremo insieme vedere, fare una valutazione partecipata di questa situazione e decidere insieme, possibilmente coinvolgendo anche la famiglia, i genitori e i bambini, in un percorso di supporto che potrà essere graduale e anche prevedere degli interventi il più possibile adeguati a quel tipo di famiglia, per fare in modo che anche un po' la comunità locale se ne prenda anche un po' carico, un po' in modo un po' più allargato. Nel prossimo futuro ASL 4 bandirà 3 nuovi concorsi per assumere 11 nuovi medici, nuovo personale che è assolutamente necessario negli ospedali del Tigullio e che servirà anche in vista del progetto di ampliamento dell'ospedale. Sentiamo. Primo punto, la posa della prima pietra per la maxi rivisitazione dell'ospedale di Lavagna sarà a dicembre, un inizio annunciato che sarà rispettato. Abbiamo firmato le ultime delibere di conclusione delle fasi di gara per l'assegnazione dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e quindi l'inizio lavori. Manca ancora un passaggio a livello romano della autorizzazione all'utilizzo dei fondi dell'articolo 20 per l'edilizia sanitaria, che confidiamo di poter avere in autunno, inizio dopo l'estate. Il tassello più atteso è la ristrutturazione con ampliamento del pronto soccorso, che dovrà offrire un ambiente adeguato per operatori e pazienti. Lo studio degli spazi è stato pensato in funzione dei flussi. Noi abbiamo preso in esame la storia delle presenze
emergenze in pronto soccorso, e con modelli matematici ci hanno aiutato in questo, anche con l'uso dell'intelligenza artificiale, abbiamo simulato quello che potrebbe accadere, uno spazio più ampio, uno spazio, dicevo, personalizzato, dove i malati vengono presi in carico, presi in cura in tutti i sensi. Durante i lavori sarà allestito un altro pronto soccorso temporaneo al piano terra, che sarà smantellato a fine intervento per fare spazio all'area ambulatori per i pazienti esterni, collegata con la hall di accoglienza che assumerà un aspetto del tutto nuovo. Esternamente ci saranno due aree di parcheggio, una dedicata a chi deve restare a lungo in ospedale e una seconda per le soste più brevi. Verranno sviluppati separatamente i percorsi di accesso, accesso che potrebbe avvenire anche dal cielo con l'elicottero che potrà atterrare sul tetto del corpo tondo. Avere l'elipiazzola sulla sommità del corpo tondo dell'ospedale di Lavagna permetterà di avere H24 questo collegamento, che è dalle aree interne della nostra ASL verso l'ospedale, ma anche dall'ospedale verso San Martino, verso altri luoghi. Sarà sopraelevato anche il corpo nord per ampliare la piastra endoscopica funzionale per varie attività. Costruendo una nuova piastra proprio per favorire lo sviluppo di queste attività che sono sempre più richieste e che hanno bisogno di spazi specialistici. Il blocco chirurgico, che oggi ha 4 sale operatorie più una per l'emergenza, ne accoglierà una nuova. Saranno ampliati gli spazi tecnici di supporto, il che porta Lavagna ad assumere in maniera compiuta il ruolo di polo dell'emergenza-urgenza nell'ottica di un unico ospedale su 3 sedi con Rapallo e Chiavari. Dove per l'alta intensità di cura nelle sue differenti specializzazioni mediche, chirurgiche, ho detto punto nascita, ho detto SPDC, si va a Lavagna, ma dove invece per la media e bassa e poi per la riabilitazione intensità di cura si va a Sestri per la parte medica e a Rapallo per la parte chirurgica. È un progetto che richiede almeno 3 anni di lavori e noi abbiamo un Gantt, un cronoprogramma che parte con il 2024 e termina a fine 26, inizio 27. Una sorta di continuum nell'attività che vedrà via via l'avvio, l'apertura di nuovi spazi, di nuovi servizi che nell'arco dei 3 anni e mezzo dovrebbero concludersi. Il Comune di Lavagna ha presentato 5 nuovi progetti di protezione della costa e di manutenzione del territorio. Il più consistente, da 1,8 milioni, prevede di consolidare la diga soffolta che protegge la cosiddetta Cella 1, che è quella zona di litorale che sta dallo Scevù ai Bagni Piero. Sentiamo nel dettaglio cosa comporterà questo progetto. 24.000 metri cubi di ghiaia e 7 tonnellate di massi per rinforzare le difese della costa dalla forza del mare. Lavagna ha presentato il progetto di consolidamento della diga soffolta nella Cella 1, all'incirca al tratto tra lo Scevù e i Bagni Piero. E ci consentirà di andare a intervenire sulla prima cella, la più delicata, la più estesa, 500 metri lineari, e consente di andare a realizzare, a completare la diga soffolta, che nella sostanza toglie energia, intensità alle mareggiate. Diciamo, dovremmo riuscire a mitigare le situazioni comuni, quelle delle mareggiate abbastanza grandi che vengono ogni anno, e riuscire ad avere una condizione delle nostre spiagge anche fruibile, perché la spiaggia, quando è ben manutenuta come in questo modo, diventa anche risorsa. La ghiaia sarà usata per consolidare il tratto tra la diga soffolta e la spiaggia, i massi invece per rinforzare la stessa diga soffolta. È finanziato con 1,8 milioni arrivati dal Dipartimento di Protezione Civile e legati ai danni della mareggiata 2018. Secondo le previsioni, l'intervento sarà terminato prima dell'inizio della prossima stagione estiva. Oltre a questo, il Comune di Lavagna è riuscito a ottenere dei fondi dal Recovery Fund per 4 interventi di manutenzione del territorio. 300.000 euro saranno usati per scogliere e ripascimenti degli arenili. 200.000 euro per gli alvei fluviali e i rivi collinari e la ridegimazione delle acque meteoriche. 150.000 euro per il ripristino di un moto franoso in via Alto Marino nel tratto tra Lavagna e via Campanile nel comune di Cogorno. Altri 200.000 euro per la manutenzione della rete sentieristica, in particolare la cosiddetta salita di Sant'Anna. Durante questa progettazione ci siamo resi conto che tanti sentieri c'erano preclusi, degli anelli, dei collegamenti, Sorlana, Barassi. Quindi l'idea di poter riaprire dei sentieri e renderli accessibili ai turisti e ai locali, direi che è una notizia incredibile per me. Essendo nel PNRR, questi interventi devono tutti iniziare entro la fine del 2023. E con questo servizio si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni, ma l'informazione continua sempre sul nostro sito Teleradio Pace TV, sul
nostro canale YouTube, Teleradio Pace TV, e naturalmente sui nostri canali. Buon proseguimento.